Il Salone del Mobile è tra le più prestigiose, se non la più prestigiosa, vetrina al mondo per il settore del legno arredo e del design. Ogni anno registra la partecipazione di decine di imprenditori e professionisti comaschi e brianzoli, protagonisti del mobile e dell'arredamento. Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, ha visitato oggi il salone, in programma Fiera Milano Rho fino a domenica. Bello che si riparte dopo 3 anni col Salone del Mobile, tanta gente. Tanti clienti, anche la qualità insomma dei visitatori è importante e quindi devo dire che ho trovato qui il pieno totale DNA del nostro territorio, insomma, che si guarda al futuro sempre con ottimismo, con tanta voglia di fare, e il fatto di riprendere dopo 3 anni è anche solo quello motivo di grande slancio, di grande energia, insomma. Direi che questo salone possa rappresentare un momento di importanza storica per il paese, per Milano e naturalmente per il mondo che ruota intorno a questo grande salone, che è il più grande salone del mondo nel settore dell'arredamento. Bisogna essere ottimisti, il bello è questo, che noi siamo un popolo che ci vengono le idee, le mettiamo in pratica e le facciamo e andrà sicuramente bene. E la formazione professionale appunto manda questi giovani anche in tirocinio nelle aziende, quindi questo è sicuramente importantissimo per completare la formazione che c'è anche in aula.